Grazie, buonasera a tutti. Io sono qui per intavolare insieme a voi, tutti assieme, un ragionamento. Adesso è più di un anno che noi ci muoviamo, parlo di noi perché siamo in tanti, e quindi vi devo mettere al corrente di come stanno esattamente le cose, a che punto siamo arrivati. Abbiamo visto che finalmente, dopo tanto tempo, qualche giorno fa, sull'Unione Sarda sono apparse due pagine dove si parla finalmente della zona franca ed è veramente, dopo tanto tempo, abbiamo accolto con vero piacere, ecco, questa informazione, anche perché si riportano le testimonianze di alcuni di un costituzionalista che dice delle cose abbastanza importanti. Attualmente il presidente Cappellacci e l'assessore Zedda, ex assessore ad Industria, assessore a Provviganti, perché questo lo dobbiamo riconoscere assolutamente, hanno a seguito del fatto che si siano attivati adesso sono più di 300 comuni, ma comunque all'epoca erano 240, è stata emanata una delibera di giunta dove il presidente Cappellacci ha dichiarato il territorio della Sardegna zona franca integrale e conseguentemente ha comunicato anche a tutte le autorità competenti l'attivazione del territorio e ha comunicato anche alle autorità dell'energia elettrica e petrolifera, ha comunicato appunto l'attivazione della Sardegna chiedendo naturalmente che vengano rispettate le norme sui benefici che le zone franche hanno in tema di energia petrolifera e elettrica. Molti si sono scandalizzati di questa operazione, molti hanno parlato addirittura di bufale, altri hanno parlato di documenti carta straccia che non hanno nessun significato, altri hanno criticato in modo assolutamente improprio queste cose, però io posso dirvi che girando di paese in paese, facendo la trottola da tanti mesi, mi sono resa conto che comunque la popolazione sarda, al di là di quello che ne pensano i politici, è decisa e determinata a rivendicare il proprio diritto. E noi siamo qui proprio per parlare di diritti che noi abbiamo già da tanto tempo e che non sono stati esercitati perché la classe politica sarda, destra, sinistra, centro, ecco, assolutamente senza distinzione di colore, non hanno probabilmente per anche mancata conoscenza di dove collocare questa normativa. La normativa che viene richiamata, diciamo, nel decreto legislativo 75 del 98 è il codice doganale comunitario. In quel decreto legislativo vengono richiamati due regolamenti e questi regolamenti sono il codice doganale comunitario, che è tuttora in vigore, e il suo regolamento di attuazione. Purtroppo questi due regolamenti cesseranno di esistere a giugno di quest'anno. Entrerà in vigore il nuovo regolamento comunitario, che è stato approvato con il regolamento 450 del 2008, ma entrerà in vigore a giugno del 2013. In questo regolamento vengono identificate le varie zone franche. All'articolo 3 vengono identificate le varie zone franche d'Europa e per l'Italia viene identificata solo Ligugno e non anche la Sardegna. Noi ci siamo molto preoccupati di questo fatto perché evidentemente lo Stato italiano a suo tempo non ha comunicato all'Europa che era stato emanato questo decreto legislativo numero 75 del 98, che è stato emanato in attuazione dell'articolo 12 dello Statuto Speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale numero 3 del 48, e che ha istituito nella regione le zone franche nei porti di Cagliari, Olbia, Oristano, Porto Torres, Porto Vesme e Arbatax.
E poi dice la legge, ed in altri porti che verranno, ovviamente altri porti che verranno individuati successivamente, ed aree industriali ad essi funzionalmente collegati e collegabili. Allora, che cosa vuol dire? In altri porti che verranno istituiti ed aree industriali funzionalmente collegate e collegabili, che cosa vuol dire? A nostro parere significa tutta la Sardegna, perché l'articolo 12 delle preleggi italiane al codice civile ci dicono che la legge deve essere interpretata secondo il significato logico letterale delle parole che il legislatore usa. Allora, se il legislatore mi dice queste parole, allora se io sto al centro della Sardegna, è una strada che mi collega o mi collegherà, addirittura collegabili, parla anche del futuro, mi collegherà in futuro ad uno di questi porti, è ovvio che io potrò avere la mia area industriale, potrò avere la mia zona franca. Naturalmente zona franca e tutto il territorio vuol dire una cosa molto importante. Infatti il costituzionalista che ha parlato sull'Unione Sarda ha espresso qualche perplessità sul fatto che a noi zona franca integrale ci diano lo stesso diritto che alla Valle d'Aosta, perché dovete sapere che il territorio della Valle d'Aosta all'articolo 14 è dichiarato fuori dalla linea doganale dello Stato italiano e pertanto zona franca. Nello stesso articolo 14, sono tre righe, alla terza riga si dice la zona franca sarà regolata secondo una norma del legislatore italiano d'accordo con la regione Valle d'Aosta. Allora, la regione Valle d'Aosta ha avuto questa legge l'anno successivo, nel 49, la legge numero 623 del 49, dove c'è scritto che per il consumo locale la Valle d'Aosta, che è regione a statuto speciale come noi, che gode degli svantaggi come noi, cioè la Valle d'Aosta sta in montagna, in alta montagna, c'è freddo, noi invece siamo in mezzo al Mediterraneo, siamo un'isola ultraperiferica, che vuol dire lontano dall'Italia, lontano dalle altre nazioni, circondati dal mare che non possiamo attraversare a nuoto, è vero, non possiamo arrivare, come ha fatto Grillo, da una parte all'altra del canale, no, noi non lo possiamo fare. Noi per arrivare in Italia dobbiamo perdere un giorno di lavoro, spendere soldi o prenderci un aereo ci costa anche fatica a prendere, perché dobbiamo alzarci presto, organizzati, e poi soprattutto noi siamo pochi. No, il problema della Sardegna è lo spopolamento atavico, uno spopolamento che nei testi troviamo scritto addirittura nel Trattato di Londra del 1638, c'è scritto che alla Sardegna bisogna continuare a mantenere quei privilegi che ha da sempre proprio per via dello spopolamento, perché se una terra è spopolata è ovvio che non è competitiva, che gli abitanti soffrono di carenza di posti di lavoro. E perché? Perché lì fuori di noi, quelli che siamo, non possiamo commercializzare i nostri prodotti se qualcuno non ci dà una mano, se lo Stato che ci ospita, che è l'Italia, non ci dà un aiuto per portarci, che non è un aiuto ma è una compensazione allo svantaggio di essere così lontani ed essere così spopolati, ma questa compensazione serve soltanto per metterci allo stesso livello delle altre regioni, se è vero come è vero che noi abbiamo diritto ad essere trattati allo stesso modo, cioè abbiamo diritto di uguaglianza, e questo è fissato nella Costituzione, per cui anche le leggi che prevedono vantaggi alla Valle d'Aosta in sé per il principio di uguaglianza non possono che appartenere anche alla Sardegna, ma anche per principio di razionalità. La norma giuridica non può essere irrazionale, ce lo dice il legislatore costituzionale, cioè se facessero una legge diversa per la Sardegna, cioè dicessero la Valle d'Aosta è zona franca, ha bisogno di avere delle compensazioni e ha diritto ad avere questi benefici per la popolazione residente, che per esempio sono non pagare senza dazi doganali e accise molti prodotti, tra cui l'energia elettrica e l'energia petrolifera. Allora, se il legislatore dice questi benefici li do alla Valle d'Aosta, che è regione a statuto speciale, che ha bisogno di essere aiutata, però alla Sardegna invece non gli diamo niente, o facciamo una legge diversa. La legge diversa violerebbe il principio di razionalità, per cui soprattutto in campo fiscale a situazioni identiche corrispondono leggi omogenee. Del resto anche l'Europa ragiona in questo modo, badate bene,
Cioè noi rivendichiamo il diritto ad essere zona franca integrale su tutta la Sardegna in base soprattutto alle direttive comunitarie, cioè non solo le leggi italiane ma le direttive comunitarie, nonché le norme internazionali sulle zone franche, perché zone franche nel mondo ce ne sono tante e in tutte le zone franche più o meno le norme si eguagliano, si identificano, sono le stesse. Ci sono delle piccolissime differenze, ma diciamo la sostanza è identica per tutti quanti. Infatti la direttiva comunitaria, la numero, ecco, chi ha la penna può scrivere, perché io so che ci sono molti ragazzi e ragazze che scrivono, segnano e poi vanno su internet a cercare. Ecco, io vi chiedo di andare a cercare la direttiva delle comunità europee, direttiva del Consiglio del 4 marzo del 1969, numero 69/75/CE, intitolata relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime delle zone franche. Questa direttiva, che, di cui leggerò un coma, un solo coma, questa direttiva, badate bene, è stata recepita nel DPR numero 1133 del 1969 e a sua volta è confluita, sempre questa direttiva insieme ad altre, è confluita nel testo unico doganale italiano che è stato approvato con DPR numero 43 del 73. Ok? Ci siamo? Devo ripetere i numeri? Dovete scrivere. Allora, e questa direttiva del Consiglio, armonizzazione, già la parola armonizzazione ci fa capire di che cosa si sta parlando, no? Tutte le normative in quel periodo c'erano, evidentemente si è reso necessario che fosse creata, fosse una comunità europea, che come vi ho detto altre volte, raccontato per chi mi segue sa che noi nasciamo, il nostro diritto alla zona franca che nasce prima ancora che nascesse la Comunità Europea, perché la Comunità Europea è nata col Trattato di Roma del 1957, invece noi siamo stati dichiarati punti franchi, che poi punti franchi sono e franche sono la stessa cosa, come vi ho detto, noi nasciamo prima, nasciamo nel 48, quindi 9 anni prima che nascesse la Comunità Europea. La Comunità Europea, proprio un articolo preciso del Trattato, dice che la Comunità riconosce i diritti sorti antecedentemente al trattato, allo stesso trattato di Roma. Quindi noi sappiamo che questo diritto ce l'abbiamo anche perché ce l'abbiamo? Perché noi avevamo nella nostra l'articolo 12 della nostra legge costituzionale, c'era scritto saranno istituiti in Sardegna franchi. Nel decreto legislativo 75/98 si parla di zone franche. Perché il legislatore cambia opinione e dice prima parla di punti franchi e poi parla di zone franche? Ce lo spiega questa direttiva comunitaria del Consiglio che vi ho appena citato, che all'articolo 1, secondo dice: si intende per zona franca qualunque sia l'espressione utilizzata negli Stati membri, ogni territorio istituito dalle autorità competenti degli Stati membri al fine di far considerare le merci che si trovano nell'ambito di questi territori come non trovarsi nel territorio doganale della comunità, agli effetti dell'applicazione dei dazi doganali, dei prelievi agricoli, delle restrizioni quantitative di qualsiasi tassa o misura di effetto equivalente. Quindi ci dice che i territori zone considerate zone franche, qualunque sia l'espressione utilizzata, sono posti fuori dalla linea doganale dello Stato che li ospita. E adesso la Comunità Europea ci ha detto che siamo posti anche fuori dalla linea doganale dell'Europa. Ma perché questa precisazione è importante? È importante perché allora, nel 1969, non era ancora entrata in vigore la legge sull'IVA, sul valore aggiunto, o invece che è entrata in vigore nel 72. Per cui la normativa che noi dobbiamo andare a cercare è proprio la normativa sull'IVA. In Italia non è soltanto il codice doganale comunitario che dobbiamo conoscere, dobbiamo conoscere la legge sull'IVA, perché la legge sull'IVA che ci dice, ci racconta come si, che cos'è l'imposta, come si riscuote, eccetera, eccetera. All'articolo 7 cosa ci dice? Tutto il
sul territorio della Repubblica Italiana è sottoposto alla imposta sul valore aggiunto, ad eccezione del comune di Livigno. Perché comune di Livigno e non anche la Valle d'Aosta? Avrebbe dovuto dire Valle d'Aosta, perché nel 72 la Valle d'Aosta era già prima. Perché? Perché cita solo Livigno? Perché Livigno è una sineddoche. Io in lingua italiana, in quarta ginnasio, chi ha fatto la quarta ginnasio lo sa, analisi logica, analisi del periodo, abbiamo imparato che sineddoche vuol dire quando io indico una cosa per indicare il tutto. Quindi si indica Livigno di volta in volta o la Valle d'Aosta, per non dire zona franca. Ma il legislatore, soprattutto quello fiscale, usa spesso questa escamotage, indica in base al principio di razionalità, irrazionalità della norma. Io credo che mi è capitato anche in altre occasioni di leggere Livigno come la parola Livigno come zona franca e non anche la Valle d'Aosta. Eppure la Valle d'Aosta ha le stesse esenzioni che ha Livigno, e quindi non posso che dedurne questo, non è che sia. Del resto che così sia, che alle zone franche competono gli stessi benefici compensativi, parliamo di compensazioni, non di privilegi, stiamo parlando di compensazioni. Quindi se alle zone franche, se le zone franche vengono create in territori svantaggiati per creare posti di lavoro, perché badate bene, le zone franche nascono soltanto per creare posti di lavoro, perché soprattutto nelle terre che sono come la nostra spopolate, perché se non noi da soli non bastiamo a sopravvivere noi stessi, abbiamo bisogno di aiuti che devono essere dati o a noi o alle imprese che vengono da noi. Mentre nelle zone franche cosa si fa? Ogni cittadino che risiede nelle zone franche diventa imprenditore di se stesso, perché avrà dei determinati benefici fiscali che consentiranno alle sue merci o alla sua attività intellettuale, culturale, manuale di essere concorrente rispetto agli altri, mentre oggi siamo fuori dalla concorrenza. Noi non siamo competitivi con nessuno, noi siamo destinati allo spopolamento, all'ulteriore spopolamento. E cosa vuol dire spopolamento? Spopolamento si chiama, in termini biblici, si chiama diaspora. Ve lo ricordate? La diaspora degli ebrei significa la dispersione nel mondo di una popolazione. Noi siamo vittime, così come gli ebrei, della diaspora dello Stato italiano nei confronti della Sardegna, perpetrata come minimo da 64 anni. Infatti siamo i sardi nel mondo, sono di più dei sardi residenti. I sardi nel mondo sono più di 1.800.000 persone, se facciamo conto di quelli che sono partiti, dei figli che sono nati e dei nipoti. Siamo arrivati ormai. Quindi siamo vittime di una diaspora. E la diaspora che cos'è? Adesso poi forse qualcuno mi criticherà, ma è un genocidio. È un genocidio quantomeno culturale, perché le nostre tradizioni, noi siamo portatori della più grande antica civiltà del mondo, quella del Mediterraneo. Forse siamo anteriori addirittura alla civiltà egizia. Quindi vengono qui a studiare il nostro DNA, perché siamo un fossile vivente. Ma allora per quale motivo noi dovremmo scomparire dalla faccia della terra? Perché guardate, la crisi italiana ancora di più colpisce la Sardegna. Quindi noi non vogliamo andare a raccattare nei cassonetti. Noi, lo Stato italiano deve capire che il diritto ce lo deve dare se vuole che noi apparteniamo ancora, ci consideriamo cittadini italiani di serie A. Vogliamo soprattutto dignità e rispetto. Vogliamo che questa diaspora sia interrotta una volta per sempre, se vogliamo ancora appartenere all'Italia, se la nostra cultura è degna ancora di esistere e non invece di essere dispersa nelle infinite terre del mondo. Per adesso grazie. Quindi di alcune norme che a me sfuggivano chiaramente e che poi insomma sono rilevanti per quello che è l'apertura, quindi a una comprensione di tutta la problematica che noi vorremmo qui stasera così cercare di conoscere a fondo. Non ho
fatto in tempo prima a mettere in evidenza una marcia di la marcia diciamo del nostro della nostra organizzazione che vorremmo seguire, per cui abbiamo pensato di dare a ogni relatore un tempo per cui cercare di avviare il suo intervento con degli spunti che abbiamo preparato, per cui al termine delle relazioni che faranno i nostri ospiti si aprirà un dibattito che dovrà diciamo il coinvolgimento della platea, a cui abbiamo consegnato dei foglietti, per cui chi volesse pronunciarsi o fare approfondimenti, chiedere ulteriori spunti, è pregato di consegnare quei foglietti al tavolo qui della segreteria. E dopo, ecco, chi volesse naturalmente ulteriormente intervenire si può prenotare nella lista che verrà aperta adesso, dove ecco, verrà data anche la parola a tutti, almeno a quelli che si riuscirà a coinvolgere. Per cui, prendendo spunto da quello che erano gli aspetti che il nostro movimento, che ricordo, il nostro movimento è spontaneo, civico, non appartiene a nessun colore politico, non siamo legati a nessun partito, per cui la nostra è attività di pura curiosità, diciamo, di puro scopo di informazione, cioè di darci a noi informazioni quanto più possibile per avere una comprensione ampia. E così vorremmo che anche voi poteste cogliere da questa occasione questa apertura di informazione, questo bagaglio di informazioni. Per cui posso per esempio nel cedere la parola all'avvocato Sciffo offrire degli spunti che sono arrivati, vale a dire è opportuno, avvocato, che i sindaci che non hanno ancora sottoscritto qui, diciamo, l'attivazione, che non hanno ancora deliberato, lo facciano, e perché. La Commissione europea dice che per attivare la zona franca bisogna avere il parere positivo da parte del Parlamento italiano. Corrisponde a verità? Quindi, da quello che ho letto anche io penso che sia un discorso abbastanza ampio. Credo che ci sia necessità di una posizione e, diciamo, di che si pronunci il nostro Consiglio dei Ministri, che poi rivolga alla Comunità Europea una richiesta specifica. A lei la parola. Allora, io intanto buonasera a tutti, sono qui ovviamente in una veste puramente tecnica e non politica, quindi non rappresento nessun partito politico, non intendo fare carriera politica, così come la dottoressa Randaccio e chiunque si occupa di questo argomento. È doveroso fare questa precisazione perché potrebbero esserci fraintendimenti e mi sembra anche che molte amministrazioni magari facciano dei fraintendimenti in questo senso. Il fatto che il nostro interlocutore politico sia stato il presidente Capellacci e l'assessore all'industria Odierni deriva dal fatto che loro in questo momento occupano quei posti istituzionali, non certo per una scelta politica di campo a destra o a sinistra. Ed è proprio questa, diciamo così, trasversalità dei movimenti che ha permesso di arrivare a questo punto, cioè che ha permesso di diffondere e di creare una forza d'opinione pubblica che ha riportato al centro del dibattito uno strumento di politica industriale, perché di questo si tratta, qual è quello della zona franca. Ora risponderò innanzitutto alle due domande che mi sono state fatte, la prima relativa a quanto avrebbe detto la Commissione europea. Io non ne ho conoscenza perché non ho letto questa comunicazione ufficiale, non ne ho avuto di queste comunicazioni. Comunque posso dire quello che risulta dalla normativa comunitaria, perché anche e qualunque cosa dicesse la Commissione europea, in ogni caso anche la Commissione europea deve rispettare le norme. Voi sapete bene che c'è una Corte di giustizia che è stata creata proprio per sindacare anche le volte in cui la Commissione europea non segue lei stessa le disposizioni del trattato. Quindi voglio dire, al di là di quello che ha detto la Commissione europea, che io ripeto non conosco e non posso quindi commentare sul punto, posso però dire che non c'è bisogno di alcun altro pronunciamento dello Stato italiano, perché lo Stato italiano si è già pronunciato, nel senso che, come mi ha fatto piacere oggi leggere su alcuni organi di stampa, lo stesso presidente, il presidente emerito della giunta regionale Federico Palomba, ex magistrato, che era presidente quando nel 98 fu fatta la zona franca, ha detto lui stesso, confermando quella che è la nostra opinione espressa in tutti i luoghi dove ci siamo potuti esprimere,
e cioè che la zona franca esiste ed è attiva in Sardegna dal 1998. E vi dirò di più, che il decreto legislativo dello Stato è un decreto che, come tutti i decreti, in calce riporta una frase: è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Ecco, questo però da noi non è avvenuto. Cioè, chi aveva l'obbligo di fare osservare questo decreto che istituiva le zone franche in Sardegna, purtroppo per 15 anni non ha fatto assolutamente nulla. Anzi, ha lasciato cadere nel dimenticatoio una legge di questo tipo, ha lasciato cadere nel dimenticatoio il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2001 che andava a istituire e regolamentare la zona franca di Cagliari, e prima di esso addirittura noi trovavamo nella stessa norma che io vi ho appena citato del decreto legislativo 75 del 98, trovavamo la perimetrazione provvisoria della zona franca di Cagliari. Quindi questo decreto era immediatamente operativo, proprio perché comprendeva in sé la perimetrazione, addirittura la perimetrazione provvisoria. Si diceva, la questione è così urgente, cioè applicare questo decreto è così urgente che noi già nel decreto legislativo facciamo una cosa che solitamente non si fa, cioè perimetriamo. Tenete presente che noi siamo in una regione a statuto speciale e con i decreti delegati del 1977 tutte le funzioni amministrative attuative di leggi furono trasferite alla regione dallo Stato. Quindi già questa procedura, che affidava un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri il compito di attuare un decreto legislativo in Sardegna, era una procedura che violava palesemente quell'altro decreto attuativo della Costituzione del 77. Ma a parte questa considerazione, che è una considerazione strettamente tecnica, noi sappiamo che nel 2001 sopravviene la modifica dell'articolo 117 della Costituzione, che stravolge il sistema di competenze tra Stato e Regioni. Cioè, l'articolo 117 della Costituzione stabilisce improvvisamente un'inversione delle competenze. Mentre prima la Regione aveva competenze espressamente delineate nella Costituzione e non poteva sforare in altre materie, diciamo così, che non erano espressamente attribuitele, dal 117 in poi la situazione si inverte. Cioè, nel senso che lo Stato ha delle titolarità espressamente indicate, ma non può avere più quella competenza residuale in tutte le altre materie. Cioè, nell'articolo si dice sostanzialmente che le regioni hanno una competenza che va a essere in tutto quello dove non è espressamente attribuito allo Stato, è competente la regione, praticamente. Io vi ho detto questo per chiarire una volta per tutte anche una polemica che è sorta dopo che noi abbiamo cominciato a occuparci di questa vicenda, e cioè quella sulla competenza regionale a disciplinare la materia. Cioè, si è detto, e molti hanno detto, almeno all'inizio, anche se adesso sembra superata questa cosa qui, però è bene chiarirla: la materia doganale è di competenza dello Stato. L'articolo 12 dello Statuto della Regione Sardegna dice che la materia doganale è di competenza dello Stato. E quindi si è detto, allora questa materia la Regione non può entrarci. In realtà noi, però in questo caso, la competenza in materia doganale l'abbiamo lasciata interamente allo Stato, perché è lo Stato che ha legiferato con un decreto legislativo nel 98. Quello che invece attiene alla competenza regionale è tutta la parte amministrativa relativa alla perimetrazione dei territori, all'estensione di questa zona franca, diciamo così. Perché la norma della legge era una norma che prevedeva la possibilità di allargare a geometria variabile queste zone franche, cioè non indicava soltanto i porti, ma diceva testualmente un'indicazione di porti, ma poi aggiungeva ed in altri porti e aree industriali ad essi funzionalmente collegate o collegabili. Vedete bene che qualsiasi comune ha un'area industriale e qualsiasi comune può essere collegato o collegabile ai porti indicati come zone franche. Se questa era l'interpretazione iniziale, questa interpretazione è stata corroborata da una legge regionale. Perché nel 2008 noi abbiamo una legge, la legge 10 del 2008, che addirittura introduce una lettera specifica sulle zone franche, cioè una legge regionale, non più statale. Siamo nel 2008, quindi dopo il 2001, quindi c'è stata questa inversione delle competenze che vi ho detto.
E dice questa legge: la Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di programmazione e, dello sviluppo economico territoriale, provvede, con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consigliare competente, su proposta dell'assessore regionale all'industria, a promuovere l'attuazione delle disposizioni di quegli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 10 marzo 98 numero 75, norma di attuazione dello statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna concernente l'istituzione delle zone franche, attivando idonea procedura per l'istituzione di una zona franca in ciascuno degli ambiti previsti dal predetto decreto legislativo, e promuovere, e questo è il punto importante che interessa a tutti i comuni, e qui rispondo alla seconda domanda, e promuovere analoga iniziativa perché tali disposizioni siano estese per l'istituzione di una zona franca nelle aree di competenza di tutti i consorzi industriali provinciali di quell'articolo 3. Questa è la legge sul consorzio. Questo che cosa significa in sostanza? In poche parole, in parole povere. Significa che ogni comune che delibera la zona franca sta praticamente chiedendo, dando mandato al suo sindaco, di chiedere all'assessore regionale all'industria di estendere alla sua area i benefici della zona franca. Se non delibera, potrà non averceli, teoricamente. Perché? Lasciamo perdere il discorso della zona franca integrale, di cui parlerò tra un po'. Rimaniamo nell'ambito del decreto legislativo 75 del 98. Noi qui abbiamo una zona franca, una serie di zone franche istituite già per legge e ancora è già vigenti, cioè noi in questo momento potremmo, chiunque potrebbe chiedere di installarsi dentro la zona franca di Cagliari, dentro il porto di Cagliari, di avere in assegnazione un'area e produrre con le agevolazioni fiscali proprie della zona franca. Questo lo potrà fare anche chiunque si ritrovi nei comuni che delibereranno di aderire a quanto previsto dalla norma, cioè dall'articolo 1 della legge regionale 10 del 2008, lettera D, articolo 1 lettera D. Ed è questo il motivo per cui, rispondo alla seconda domanda, è necessario che tutti i comuni deliberino. È chiaro, si deve trattare di comuni che si vogliono avvalere di queste agevolazioni. Agevolazioni che cosa comportano? Comportano sicuramente la possibilità di attirare investimenti, diminuire il tasso di disoccupazione, aumentare la produttività dell'area industriale, diminuire il costo del lavoro. Perché di questo si tratta, no? Cioè noi stiamo parlando di una serie di benefici che ci porteranno ad avere una diminuzione del costo del lavoro e a creare convenienza per gli investitori, per chi vuole creare industria, creare lavoro, creare aziende, creare artigianato, eccetera, eccetera, a venire a investire nei posti dove si applica questo regime. Ovviamente, come tutti gli strumenti di politica economica, peraltro questo è l'ultimo che ci è rimasto, perché da quando abbiamo ceduto la sovranità come Stato all'Unione Europea, noi non abbiamo più la possibilità di utilizzare altri strumenti di politica economica, come ad esempio le svalutazioni della moneta o altri strumenti. L'unico strumento che ci è rimasto è questo, di politica economica. Ma come tutti gli strumenti, può essere usato bene o può essere usato male. E qui io risponderò a tutti quelli che hanno paura di questo strumento. Perché? Può chiedere proprio in tal senso, cioè, ci sono alcune osservazioni e alcuni chiarimenti che arrivano, diciamo, da chi ha queste titubanze. Per esempio, il mondo produttivo che fino ad oggi ha utilizzato i fondi di agevolazioni di un certo tipo statali o comunitari, potrebbe avere delle ripercussioni a svantaggio, diciamo, per la loro opera, diciamo, produttiva, rispetto alla messa in opera, diciamo, dell'istituzione delle zone franche. Allora, e qui è bene anche in questo caso fare un chiarimento. Allora, noi non siamo in una situazione ordinaria, cioè la nostra situazione economica, quella dell'Italia, quella dell'Unione Europea, è in questo momento una situazione straordinaria. Io non sono un economista e probabilmente non lo siete neanche voi, io sono un giurista, un avvocato, eccetera, ma posso dirvi però certamente che la situazione è questa: non si può pensare, o meglio, non si può continuare a ragionare
come abbiamo ragionato fino ad oggi. Cioè noi dobbiamo essere consapevoli che quel modo di fare politica attraverso l'assistenzialismo, attraverso l'erogazione di aiuti, finanziamenti, agevolazioni, sta finendo. Cioè non finirà per effetto della zona franca. Cioè la zona franca non c'entra nulla con tutto questo. Le agevolazioni potranno arrivare anche con la zona franca, perché non sono, diciamo, alternative. Il problema è che le agevolazioni non arriveranno più. Perché? Perché l'Unione comunque ha già cominciato a restringere questo tipo di procedure e di strumenti di politica economica, perché ci sono meno soldi, perché comunque si è scelto di salvare un certo tipo, si è scelto di privilegiare un certo tipo di investimenti finanziari piuttosto che produttivi. Quindi incentivi alla produzione di quelli che siamo abituati a conoscere saranno sempre meno, e saranno sempre meno erogati dall'Unione Europea, dalla Regione e dallo Stato italiano. Questo che cosa, perché io ve lo dico? Ve lo dico perché è una risposta indiretta alla domanda. Cioè la prima risposta è: non, la zona franca non interferisce con altro tipo di finanziamenti. Tutt'al più la zona franca può creare delle agevolazioni, nel senso che tutte le restrizioni di politica agricola, ad esempio le quote latte, non si applicano. Quindi per esempio chi produce, chi fa produzione di questo tipo, se opera in zona franca avrà delle agevolazioni. La zona franca potrà agevolare anche magari gli investimenti, potrà creare più impresa, perché sarà uno strumento che dovrà essere, come dicevo all'inizio, bene utilizzato, perché anche una macchina, come noi sappiamo, può essere utilizzata per farci trasportare da un posto all'altro o per investire le persone. Ma non è che la macchina diventa cattiva perché la usano per investire le persone, diventa cattiva perché è utilizzata male. Quindi la zona franca, per funzionare, deve essere utilizzata come strumento di politica economica, e deve essere uno strumento di politica economica della regione. Cioè deve essere uno strumento attraverso il quale l'assessorato all'industria interviene, i singoli assessorati comunali intervengono e disciplinano l'uso. Come lo possono disciplinare l'uso? Certamente creando innanzitutto un'autorità di controllo che deve essere centrale a livello regionale, se si intende applicare la zona franca integrale. Quindi dovrà esserci un'autorità di controllo regionale partecipata da tutti i comuni e possibilmente anche dai produttori. Dopodiché ci deve essere anche un'autorità gestore all'interno di ogni singolo consorzio interprovinciale o provinciale. Attività, cioè deve essere un soggetto che gestisce concretamente che cosa? Allora, innanzitutto le licenze, a chi viene qui a investire, che dovrà essere comunque partecipato da società sarde, locali. Cioè non è che uno arriva qui, per essere usato bene lo strumento deve essere usato in modo da creare produzione qui. Cioè chi viene qui a produrre deve associarsi con imprese locali nei singoli consorzi e produrre qui, poi esporterà, ma comunque deve incentivare la produzione qui con imprese locali, e soprattutto dovrà anche ovviamente pagare a tempo, come in tutte le altre zone franche. Guardate, queste cose io non è che me le sto inventando, questo è l'ordinario modo di funzionamento delle zone franche in quasi tutto il mondo laddove funzionano. Quindi voglio dire, io ho tentato un po' di delineare quello che può essere il funzionamento dello strumento. Cioè qui abbiamo una ditta artigianale specializzata in un dato prodotto, eccetera eccetera. Allora verrà magari qualcuno che dice: va benissimo, anch'io voglio produrre quella cosa lì, però si deve associare con quella ditta lì, oppure comprare una società con sede qui e pagare qui le tasse, cioè le imposte sulla produzione. Certo, avrà delle agevolazioni perché vengono per quello, e con questo io mi leggo all'ulteriore paura che serpeggia. E qual è questa paura che serpeggia e di cui si fanno portavoci tutti i partiti, badate bene, dell'arco costituzionale? Non uno, tutti. La paura è che perdere l'IVA e le accise crei un buco nel bilancio regionale. Allora, che cosa si dice?
siccome crea un buco nella, c'è questo pericolo, questo fantasma del buco nella finanza regionale, non la facciamo la zona franca, perché questo ci crea un danno al bilancio regionale. D'altronde gli ospedali, le scuole sono pagate con l'IVA e con le accise, quindi se noi facciamo la zona franca integrale, dove li pigliamo i soldi per gli ospedali e le scuole? E questo è un falso problema. È un falso problema per il semplice motivo che, prima di tutto, se noi andiamo a vedere quella che è la situazione attuale della produzione in Sardegna, è un crollo verticale. L'IVA, se noi andiamo a vedere gli incassi dell'IVA in Sardegna negli ultimi anni, sono quasi azzerati. Cioè, o si trova un sistema, un altro strumento diverso dalla zona franca per aumentare, per creare una politica economica volta alla produzione, oppure l'IVA non ci sarà più comunque. Quindi la regione non si capisce dove la prenderà quest'IVA. Quei 9 decimi che lo Stato dovrebbe restituire alla regione, dove li dovrebbe prendere se nessuno produce più niente e se nessuno paga più l'IVA? Ovviamente questo problema i partiti politici non se lo pongono, perché loro vivono alla giornata, non guardano al di là del loro, della, in prospettiva, hanno una visione miope. Invece con una zona franca questo problema viene affrontato, perché al di là di quello che può accadere nel brevissimo periodo, nel medio e lungo periodo la produzione aumenta e va a coprire i costi della riduzione dell'IVA e delle accise. E questo è un dato matematico. Guardate, questo problema fu studiato già nel 1984, quando sostanzialmente l'economista Paolo Savona era presidente del CIS. Siccome lui credeva in questo strumento della zona franca, lui fece proprio fare uno studio a vari economisti, tra cui anche il professor Sabatini e altri, fece fare uno studio commissionato dal CIS, dalla Confindustria e anche dalla regione, se non ricordo male, che alla fine sfociò anche in un libro che si intitola Zona di produzione franca, una proposta per la Sardegna, in cui vennero esaminati tutti questi aspetti. E sostanzialmente in questo libro si dice, ovviamente è un libro che è un libro tecnico da economisti, però si dice chiaramente che la zona franca strutturata in questo modo, cioè volta a creare un processo produttivo all'interno dell'isola e non una zona franca di mera esportazione, ecco, una zona franca di questo tipo avrebbe creato un nuovo tessuto, una rivoluzione economica e un nuovo tessuto industriale in Sardegna, perché si diceva, questo studio aveva esaminato proprio il problema principale, qual era? Era che in Sardegna sostanzialmente, nonostante tutti i soldi che c'erano stati investiti nella creazione delle famose cattedrali nel deserto, tutte le industrie che sono state create eccetera eccetera, però non si riusciva a creare sostanzialmente un processo produttivo duraturo, e quindi non si riusciva a creare in effetti produzione e ricchezza. Perché? Perché per come era stato strutturato il discorso, era un discorso di puro assistenzialismo. Cioè, in sostanza, se si interviene erogando soltanto soldi, ma non creando una struttura che sia in grado di produrre autonomamente senza l'erogazione di questi soldi, quando finisce l'erogazione dei soldi crolla tutto. Ed è quello che è successo in Sardegna. Ed è quello che sta succedendo adesso. Adesso sono finiti i soldi e quindi sta crollando tutto. Sta crollando tutto perché, nonostante si sia investito moltissimo nel tessuto industriale della Sardegna, non si è sviluppato un punto fondamentale, che bisognava diminuire i costi. Cioè i costi, cioè prima di tutto il costo del lavoro, i costi di produzione, eccetera, eccetera, quelli andavano diminuiti. E quale strumento migliore noi avevamo già nel nostro statuto sardo, e ci abbiamo tuttora per fortuna, della zona franca? La zona franca era lo strumento ideale, e questo ci diceva Paolo Savona e ci dicevano i suoi economisti. In parte mi diceva la dottoressa che alcuni di questi che hanno scritto nero su bianco su questo libro queste cose, oggi li sentirete dire altre cose. Grazie per adesso.